Ciao, sono Piero De Mola, consulente immobiliare Your House Property Solution. Forse non tutti sanno che a Polignano esiste un sito archeologico nella località di Santa Barbara. Accompagnati dalla Proloco di Polignano a Mare e dalla preziosa guida del professor Rocco Sanseverino, siamo andati a visitarlo. Il sito neolitico di Santa Barbara costituisce tuttora l'unico esempio di villaggio trincerato a sud del fiume Ofanto. Le trincee fossato caratterizzano e limitano lo spazio insediativo fin dalla fine del VI millennio a.C. Il fossato, scavato con attrezzi litici, aveva principalmente la funzione di raccogliere le acque meteoriche, regimentarle e convogliarle in cisterne. I fori peripari di sostegno delle strutture abitative erano ricavati direttamente sulla superficie rocciosa. Tra essi si distinguono alcuni più grandi, che servivano probabilmente a contenere sostanze alimentari. Il paesaggio antropico di Santa Barbara ha subito col tempo notevoli trasformazioni, dovute alla necessità di adattamento delle popolazioni che sin dalla preistoria si sono avvicendate sullo stesso pianoro, riattando molto spesso quello che precedentemente era stato realizzato e in seguito abbandonato. Molti ipogei divengono parte integrante del nuovo assetto economico che assume il territorio, difatti trasformato probabilmente in una grande azienda agricola, incentrata sulla produzione di eccellente olio e vino. I prodotti agricoli probabilmente raggiungevano la capitale attraverso un lungo viaggio, che potevano affrontare via mare, imbarcandosi nell'antico porto di San Vito, oppure raggiungere Brindisi via terra, per mezzo della comoda e veloce Via Traiana. Questa arteria stradale, vitale per gli eserciti impegnati a difendere l'impero da secolari nemici, risultò molto efficace anche dal punto di vista commerciale. A partire dal 1975 si iniziarono le prime ricerche archeologiche sistematiche e la struttura ipogea che attualmente porta il nome della famiglia Manfredi. Si tratta di un monumento sotterraneo, completamente artificiale, concepito per scopi non utilitaristici durante il IV millennio a.C. La struttura neolitica, vero e proprio modello di architettura che possiamo definire in negativo, si compone di due ambienti comunicanti tra loro mediante un breve corridoio strombato. A caratterizzare culturalmente il contesto culturale è soprattutto la presenza di ceramiche del noto stile meandro spiralico e le deposizioni di palchi di cervi e caprioli, nonché oggetti di uso personale come amuleti e di ornamento. Dopo diversi anni di ricerche che ne hanno suggellato l'importanza scientifica, l'ipogeo Manfredi è tuttora acquisito al demanio statale.